Adesso faccio un autocratico, mi do la parola. Anche i miei studenti mi conoscono tutti, Nicola Reali, insegno qua ormai da una decina d'anni e insegno questioni che hanno a che fare con i sacramenti e anche con l'antropologia teologica, teologico-pastorale. La mia relazione è intitolata «Il prete oggi di fronte ai fenomeni culturali». Questa relazione di per sé era prevista al pomeriggio. Questo convegno, come ho detto prima, sono due le domande che guidano la riflessione. La prima è che cosa lasciare, che cosa tenere di quello che abbiamo ereditato dalla tradizione. La seconda è che cosa lasciare, che cosa tenere di quello che oggi offre il mondo. Alla prima era dedicata la mattinata, alla seconda il pomeriggio. Questa conferenza, il prete è oggi di fronte ai fenomeni culturali, ovviamente ha a che fare con la seconda domanda e quindi avrebbe dovuto aprire la sessione pomeridiana. Tuttavia lo spostamento al pomeriggio della relazione del professor Cucci ci ha costretto a un cambiamento di programma che ha visto anticipare al mattino questa relazione. Pertanto è come se facciamo una prolessi di quello che sarà il pomeriggio e la domanda che guida la mia riflessione, la nostra riflessione, è quella del pomeriggio. Che cosa lasciare, che cosa tenere di quello che oggi offre il mondo? Detto questo, possiamo iniziare con una piccola avvertenza, cioè la mia più che una relazione è una riflessione a voce alta, per offrire una serie di spunti, di considerazioni a livello di metodo e per suscitare un dibattito, un discorso, un dialogo. A mio avviso una riflessione completa su questo tema, oltre a richiedere delle ore chiaramente, a mio avviso è ancora da venire in teologia e anche in teologia pastorale, per cui si tratta di buttare là una serie di spunti, di provocazioni che possano essere utili. Bene, il contenuto della mia relazione, il prete di fronte oggi, di fronte ai fenomeni culturali, è immediatamente evidente. Si tratta di mettere a tema quella necessaria e inevitabile dimensione del ministero del prete di sapere leggere i fenomeni culturali del mondo in cui vive e del mondo in cui è chiamato a svolgere il suo ministero. Ho detto dimensione necessaria e inevitabile. Necessaria e inevitabile perché di fatto nessun prete, specialmente quelli cosiddetti in cura d'anime, può sottrarsi a questo compito. Non può sottrarsi perché? Perché è necessario attrezzarsi degli strumenti idonei a saper leggere l'epoca in cui si vive e sia perché anche quando non si cura di questa dimensione è di fatto inevitabilmente la si mette in opera. Io ricordo che il vescovo che mi accolse in seminario di venerata memoria, al quale io volevo anche molto bene, amava ripetere una frase, diceva: da come un prete predica si capisce che giornale legge al mattino. Una frase da altri tempi, perché oggi i giornali non li legge più nessuno al mattino. Comunque, una frase che comunque ben descrive quello che ho appena enunciato. Cioè, è inevitabile per un prete svolgere questo ruolo. Non solo quando predichiamo, ma in qualsiasi azione del nostro ministero viene alla luce come ci si pone di fronte ai fenomeni culturali. Per questo la domanda che cosa lasciare, che cosa tenere di quello che oggi offre il mondo dal punto di vista culturale appartiene necessariamente e inevitabilmente al ministero del prete. E questo qualunque giornale si legga al mattino, fosse anche la Gazzetta dello Sport o, pardon, a Roma il Corriere dello Sport. Bene, se questo è vero, ed è difficile anche dubitarne, anche se è doveroso discuterne,
Resta il fatto che questo compito necessario e inevitabile, il prete non è chiamato a svolgerlo come lo svolgerebbe, per esempio, un sociologo, un filosofo, uno storico contemporaneista, ma è chiamato a svolgerlo come prete. Cioè, ognuno deve fare il suo mestiere e non c'è scritto da nessuna parte che per essere un buon prete, fare il prete, sia necessario essere un buon filosofo o un buon sociologo, anche se avere una discreta competenza in queste discipline male non fa, anzi. Però il prete, se legge e interpreta i fenomeni culturali, lo fa come prete. E quindi si tratta di capire quali siano le coordinate di questo compito, abbiamo detto, necessario e inevitabile, quali siano le coordinate che appartengono al ministero presbiterale in quanto tale. Da dove partire? Io penso che, salvo miglior giudizio ovviamente, che il punto di partenza sia il fatto che il prete è un credente. No? Si ricordava che nessuno nasce, viene battezzato prete o vescovo, ma viene battezzato laico, viene battezzato come credente. Per cui il punto di partenza è il fatto che il prete è un credente. Dire questo, per quello che a noi interessa, è affermare subito la cosa più importante. Se il prete è un credente, la sua lettura del mondo di oggi deve essere, anche in questo caso, inevitabilmente, una lettura da credente e quindi una lettura teologica. Teologica però non nel senso libresco di chi ha letto tanti libri di teologia, ma teologica nel senso di chi legge e interpreta il mondo di oggi a partire da Dio e non solo a partire dal mondo. Il punto di riferimento, lo ricordava anche il Cardinale questa mattina, è Dio, la sua parola e la sua azione. Per questo il credente è principalmente interessato a leggere quello che accade nel mondo partendo dal rapporto che Dio ha col mondo e non dal rapporto che il mondo istituisce con Dio, anche se questo aspetto non deve essere trascurato. Interpretare, leggere teologicamente i fenomeni culturali significa dunque leggerli e interpretarli a partire da Dio, dalla sua parola e dalla sua opera. Che cosa significa tutto questo? Lo possiamo ulteriormente dettagliare se prestiamo attenzione alla domanda che ispira la nostra sessione di lavoro. Che cosa lasciare, che cosa tenere di quello che oggi offre il mondo? Istintivamente saremmo tentati di rispondere a questa domanda tentando di identificare tra quello che oggi offre il mondo ciò che occorre tenere e ciò che occorre lasciare. Nella domanda, in altri termini, che cosa lasciare, che cosa tenere di quello che oggi offre il mondo, l'accento dove cadrebbe? Su quello che cosa lasciare, cosa tenere di quello che oggi offre il mondo. E l'esito sarebbe inevitabilmente il catalogo, l'elenco di tutto quello che si ritiene positivo o negativo, buono o cattivo, dannoso o benefico, uno da lasciare e uno da tenere. Ora, a parte il fatto che in questa maniera si darebbe una lettura dei fenomeni culturali mondani immediatamente normativa e non solo descrittiva, positivo, negativo, buono o male, è evidente che in questa maniera non ci si discosta minimamente dall'attitudine che potrebbe caratterizzare e che di fatto caratterizza qualsiasi altra lettura e interpretazione che chiunque, credente o non credente, potrebbe fare. Chiunque, credente o non credente, può guardare a quello che oggi offre il mondo e dire questo è positivo, questo è negativo, questo è da tenere e questo è da lasciare. Detto diversamente, facendo anche un esempio, se io dico, per esempio, che oggi si assiste a una perdita di rilevanza sociale delle prassi collettive
delle tradizioni religiose, qual è quella cristiana e quella romano-cattolica in particolare. E dico che questo fenomeno è negativo. È chiaro che io non faccio nulla di differente da chi, per esempio, invece si rallegra di questa tendenza. L'unica differenza è che per me è negativa, per lui è positiva, ma il punto di osservazione è lo stesso. Più precisamente ancora, se di fronte alla progressiva secolarizzazione della società io non faccio altro che biasimare questa evoluzione, perché conduce a una visione sempre più secolare della società, e in questo caso secolare significa non religiosa, non cristiana, è evidente che io assumo lo stesso punto di vista di chi, al contrario, si compiace di questo sviluppo, perché accetto il medesimo presupposto della sua lettura, appunto, che secolare significhi non religioso o non cristiano. Ora, è difficile cogliere in questa lettura un'interpretazione teologica dei nostri tempi, perché di fatto si ha a che fare unicamente con il semplice rovesciamento di una visione mondana e secolare. Se infatti chi sogna un mondo secolare, inteso come non religioso, si rallegra di un determinato fenomeno e noi invece ce ne lamentiamo, questo vuol dire che l'unica differenza tra di noi e loro è che noi sogniamo un mondo religioso inteso come non secolare. Loro sognano un mondo secolare inteso come non religioso, noi uno religioso inteso come non secolare. Loro osservano e giudicano il mondo a partire da un punto di vista secolare, noi da uno non secolare, quindi dallo stesso punto di vista, solamente cambiato di segno, invertito di segno. Sarebbe interessante dettagliare questa osservazione in riferimento al dibattito su quel fenomeno che va sotto il nome di congedo dalla secolarizzazione, del richiamo che oggi anche va tanto di moda al ritorno della religione in una nuova epoca che viene chiamata post-secolare. La teologia, che spesso si dimostra così entusiasta di questo, tra virgolette, rivincita del religioso, forse dovrebbe assumere un atteggiamento, io penso, un po' meno ottimista e un po' più critico, perché appunto il punto di osservazione è il medesimo, solamente invertito di segno. Comunque questo adesso non ci compete, c'è chi lo sa fare meglio di me questo lavoro. Per noi è importante capire che per offrire una lettura differente occorre assumere un punto di vista effettivamente teologico e non solo non secolare. Questo è possibile se torniamo alla domanda della sessione: che cosa lasciare, che cosa tenere di quello che oggi offre il mondo. Prima abbiamo detto che l'accento cadeva su quello che offre il mondo. A mio avviso invece si può darne un'altra lettura ponendo l'accento non su quello che, ma su oggi e su il mondo. Cioè, che cosa tenere su quello che oggi il mondo offre. Detto diversamente, la possibilità di smarcarsi dal difetto orora segnalato passa per una comprensione teologica di che cosa significhi vivere oggi nel mondo, per il semplice fatto che la differenza tra un credente e un non credente non sta in quello che un credente vive e un credente non vive, o viceversa, ma nel modo in cui oggi un credente è chiamato a vivere la propria fede, assumendo o non assumendo il mondo e quello che offre il mondo come il suo unico orizzonte di vita. Che cosa vuol dire? Volendo usare le parole del compianto professor Lanza, che sono già state riecheggiate, potremmo dire anzitutto che l'oggi teologicamente ha sempre un valore cariologico, è sempre un kairos in cui il credente è chiamato a vivere la propria fede grazie alla sua inerenza a una comunità ecclesiale. Non c'è pertanto un oggi che è migliore di un altro, e quindi non ha senso vivere oggi
immaginando un futuro in cui ci saranno le condizioni mondane ideali per vivere la propria fede. E tantomeno non ha senso rimpiangere un ieri in cui le cose per la fede e per la Chiesa sarebbero andate meglio. Papa Francesco ce lo insegna continuamente. La nostalgia per un passato migliore, semmai sia mai esistito, perché c'è da dubitare che sia esistito, la nostalgia per un passato migliore è un virus che è stato inoculato nella vita della comunità ecclesiale quando questa, perdendo di vista la sua identità missionaria, si è mondanizzata. Mondanizzata, però, attenzione, non significa solamente che ha ceduto a comportamenti e stili di vita discutibili sul piano morale. Forse mondanizzata significa che ha cercato nel mondo, in un oggi del mondo, qualunque esso sia, fosse anche quello più religioso e meno secolare che ci possa essere, ha cercato in un mondo, in un oggi del mondo e non nella parola di Dio, la sua identità e il criterio con cui vivere nel mondo. Ripetiamolo, se si vuole leggere e discernere i fenomeni culturali odierni da un punto di vista teologico, occorre farlo a partire dalla parola di Dio, da Dio e dalla sua parola, e quindi significa in modo farlo in maniera differente e nuova rispetto a come lo fa il mondo. Per parafrasare le parole di proprio Francesco, che ha pronunciato proprio in questa università lo scorso 26 marzo, si potrebbe dire che il credente, grazie al radicamento a Gesù nel suo Vangelo, reso attuale dalla potenza dello Spirito Santo, custodisce uno sguardo alto, che è anche uno sguardo altro sul mondo, una differenza cristiana portatrice di novità. Fine della citazione. Parola di Dio, quindi, non è il nome di un evento passato come la Rivoluzione francese, né quello di un libro, la Bibbia. Piuttosto è un'espressione che funge da metafora, una metafora densa ma anche sfaccettata, che interpreta il mondo e il tempo, per dirlo in maniera difficile, come evento dell'autointerpretazione e dell'autocomunicazione di Dio. Detto diversamente, come l'evento che, stabilendo il modo con cui Dio si rapporta al mondo, trasforma l'esistenza, permettendo all'uomo che vive nel mondo oggi, ieri, domani, quindi sempre, permettendo all'uomo, come dice San Giovanni, di rinascere dall'alto per vedere il regno di Dio, Giovanni 3:3. Quindi rilevante per il credente non è tanto distinguere tra quello che il mondo offre di buono o di meno, di religioso o di secolare, ma decidersi per la decisione di Dio. Da una parte riconoscendo che sempre, ieri, oggi e domani, viene concessa all'uomo la possibilità di accogliere l'annunzio dell'azione di Dio in favore degli uomini. Dall'altra, che questa stessa azione, in chi l'accoglie, dischiude una nuova comprensione del mondo. Per continuare a usare le parole di Papa Francesco, custodisce uno sguardo alto, che è anche uno sguardo altro sul mondo. Alla luce quindi dell'autodistinzione di Dio dal mondo, quindi della differenza tra Dio creatore e il mondo creazione, tutto è nuovo. Non perché si tratta di qualcosa di nuovo, ma perché tutto è compreso in un modo nuovo. Il mondo è compreso come creazione, quindi definito come differente da Dio, e Dio è compreso come creatore, quindi differente dal mondo. Tra Dio e il mondo non c'è un rapporto di reciproca definizione, bensì un rapporto di definizione asimmetrica. Infatti, mentre il mondo non può essere compreso come creazione a partire da se stesso, ma soltanto a partire da Dio e quindi a partire da qualcuno che si comprende come creatura, Dio può essere compreso come creatore solo a partire da se stesso e quindi da qualcuno al quale Dio si rivela come il suo Dio. Il mondo diventa altro, dunque, perché l'uomo è diventato un altro,
non più solo animale tra gli animali o uomo tra gli uomini, ma erede e figlio di Dio, che manifesta la prossimità dell'amore e della misericordia di Dio a tutti gli uomini, che sono diventati anche loro non più unicamente uomini come noi e nostri simili, ma nostri fratelli e sorelle. E questo solo a partire dal punto di vista di Dio. Tutto questo però il credente lo riconosce come dono di Dio, quindi come qualcosa che non deriva né dal mondo né da se stesso, ma solo da Dio. E per questo l'esistenza cristiana, la giustificazione cristiana del vivere umano non potrà mai prendere la forma dell'affermazione di un determinato punto di vista mondano. È sempre l'affermazione del punto di vista di Dio, non dell'uomo o del mondo. Per questa ragione teologica, penso e credo, anche questo bisognerebbe discuterne, che sia necessario distinguere tra il carattere pubblico del discorso teologico cristiano e il carattere pubblico della vita cristiana. Mentre il primo, il carattere pubblico del discorso teologico argomentativo cristiano, appartiene, come ogni altro discorso pubblico, al dibattito sui motivi pro o contro una posizione, è un discorso quindi al quale ognuno potenzialmente è in grado di partecipare, in cui non conta colui che parla, ma con quali ragioni parla. In questo senso il discorso teologico cristiano è omologabile a qualsiasi altro discorso religioso sul quale nessuno è obbligato ad acconsentire e che, nel caso in cui nessuno acconsentisse, perderebbe ogni valore pubblico. Allora, diversamente dal carattere pubblico del discorso teologico, il carattere pubblico della vita cristiana non testimonia un punto di vista religioso o non secolare, ma testimonia del punto di vista di Dio. Dunque, del punto di vista al quale non è necessario credere perché esiste, al quale non si deve necessariamente acconsentire perché abbia valore, dal momento che con Dio si ha a che fare anche quando lo si rifiuta e lo si ignora. Dio non è un aspetto del mondo accanto agli altri, ma la presenza di quella realtà senza la quale il mondo non soltanto sarebbe diverso, ma non esisterebbe affatto, e senza cui gli uomini non potrebbero essere quello che sono o quello che possono diventare. Detto diversamente, mentre la religione è qualcosa di cui si può fare a meno, Dio no. Non si deve credere a Dio perché Dio esiste e sia presente. Con Dio si ha a che fare anche quando lo si ignora o lo si contesta. Per questo il carattere pubblico della vita cristiana non testimonia di un particolare punto di vista religioso, ma del punto di vista di Dio, cioè di colui senza il quale nulla ci sarebbe di quello che è e che è chiamato in causa da qualsiasi posizione l'uomo assume nei suoi confronti, sia quella della fede sia quella dell'incredulità, che alla fine sono le uniche due possibili posizioni dell'uomo di fronte a Dio: o si crede o non si crede. Per essere più precisi, e forse qualcuno dirà per essere un po' meno astratti, comunque, la comunità cristiana è posta di fronte a un'alternativa: decidere da cosa far dipendere il valore pubblico di quanto culturalmente essa professa e giudica. Ebbene, da che cosa dipende questo valore? Dipende dal punto di vista della comunità cristiana intesa come comunità religiosa? Se è così, è chiaro che esso vale come qualsiasi altro punto di vista, religioso o non religioso, e che la sua forza è data dal consenso che esso riscuote in termini numerici. Più persone acconsentono, più valore ha; meno persone acconsentono, meno valore ha. Nel caso in cui il consenso si assottigliasse sempre di più, come di fatto oggi avviene, la comunità cristiana inevitabilmente si caratterizzerebbe come un'avanguardia profetica il cui profetismo andrebbe di pari passo con la perdita di incidenza, preludio della sua scomparsa. E questo perché?
per il semplice fatto che la religione, il punto di vista religioso, esprimendo uno dei tanti possibili modi di stare di fronte al mondo, è qualcosa di cui il mondo può fare a meno. Ora, c'è un'alternativa a tutto questo? Per qualcuno forse c'è la battaglia per un mondo più religioso e meno secolare, magari alleandosi con qualche altra religione disposta a combattere questa stessa battaglia per poi fare una battaglia interna tra di loro. Io penso di no, e penso che la vera alternativa sia quella che la vita cristiana professi pubblicamente il punto di vista di Dio sul mondo, quel punto di vista cioè senza il quale il mondo non sarebbe così com'è, indipendentemente dal fatto che sia più o meno religioso, e senza cui il mondo non potrebbe neppure essere quello che può diventare, indipendentemente dal fatto che diventi più o meno religioso. Pertanto, diversamente dal punto di vista religioso, di cui si può fare a meno, senza Dio non solo non ci sarebbe fede, ma neppure la possibilità di vivere senza fede. Di conseguenza, qualunque postura esistenziale l'uomo assuma, religiosa o non religiosa, essa chiama in causa il rapporto con Dio e la comunità cristiana, professando pubblicamente il punto di vista su Dio, di Dio sul mondo, è ipso facto sempre in gioco nel giudicare le forme di vita dell'esistenza umana, perché professa quello che di pubblico esiste nel suo aspetto più normativo della vita di un uomo, il rapporto di Dio che Dio ha con l'uomo. È il rapporto che Dio ha con l'uomo, non il rapporto che l'uomo o il mondo hanno con Dio. E questo, ripeto, come professione pubblica dell'esistenza cristiana, non come discorso pubblico teologico, il quale viceversa assume inevitabilmente la forma di un punto di vista particolare. Se questo è vero, ed è doveroso discuterne, tornando alla domanda iniziale, il problema è leggere e interpretare quello che oggi offre il mondo partendo dall'oggi di Dio e da un mondo compreso dal punto di vista di Dio. Questo modo non ha più importanza se il mondo è secolare inteso come non religioso o è religioso inteso come non secolare. E scusate la ripetizione, se questo è vero, la comunità cristiana non conduce nessuna battaglia per un mondo più religioso o meno secolare. Afferma, meglio, testimonia, meglio ancora, professa il mistero manifesto, quello San Paolo, il mistero che si è reso manifesto in Cristo, vale a dire quello che di pubblico esiste nel suo aspetto più normativo della vita di un uomo, il rapporto che Dio ha con l'uomo. Il prete, adesso torniamo al prete. Cosa deve fare? Beh, innanzitutto, se è un credente, non può esimersi da prendere parte a questa professione pubblica della comunità cristiana. Però può fare molto di più. Esercitare una lettura, un discernimento dei fenomeni culturali come l'uomo della parola, parola come l'ho cercato di dettagliare prima, colui che genera nella fede le persone a lui assegnate e che guida la comunità esercitando quella doverosa vigilanza affinché le modalità concrete della professione pubblica della fede riecheggino sempre la parola di Dio e siano sempre fedeli alla parola di Dio. E qui, a mio avviso, si gioca il tema dell'autorità, della leadership del pastore, sia esso vescovo o prete, nella comunità cristiana. Forse in questo modo la lettura dei fenomeni culturali non coinciderà più con la difesa di un partito o di un altro, né con la presunzione di essere depositari di una scienza in concorrenza con le altre. La comunità cristiana, guidata dai suoi pastori, vigilerà sull'immagine di Dio nell'uomo, vigilerà che nessuno abbia la presunzione di conoscere e volere che l'uomo sia questo o quello, che nessuna ideologia o scienza abbia l'arroganza di trattare l'uomo come un oggetto conosciuto da un'idea o da una tecnica o da un'economia. Essa proclamerà sempre l'unica parola valida per tutti, la parola che nessuno può pronunciare se non Dio.
Nessuno obbligherà l'uomo ad ascoltarlo, ascoltarla, se non l'uomo stesso, il quale liberamente però non potrà mai rinunciare ad essa, se non rinunciando anche a se stesso. Che il vero rischio dell'epoca profondamente nichilista che noi viviamo non è la morte di Dio, ma veramente è la morte dell'uomo. E noi vigiliamo come? Partendo da come Dio guarda l'uomo. Questo penso che sia un contributo alla discussione che possa aiutare la comunità cristiana e il ministero sacerdotale in particolare ad addentrarsi in quel complesso mondo, in quella temperie culturale che noi viviamo. Grazie per la vostra attenzione.